Gavardo, Palazzetto dello Sport, zona di partenza della prima edizione della Via del Marmo Marathon, campionato italiano CSI. Siamo con Renato Grumi, Furia, il presidente del gruppo Tempo Perso. Quest'anno finalmente va in campo questa bella idea che nasce come costola della Tesio XC. Buongiorno, benvenuti a questa prima edizione della Via del Marmo. Sì, è una novità per noi, non solo per quanto riguarda la gara, ma soprattutto per la tipologia di gara. Noi eravamo esperti di XC e quest'anno abbiamo voluto dedicarci a questa Gran Fondo Marathon. Speriamo che vada tutto bene, abbiamo una giornata stupenda e quindi già il tempo è dalla nostra parte. Abbiamo allestito al meglio il percorso per quanto ci riguarda, personale che sorveglia tutti gli incroci, i piani di sicurezza. Renato, come sempre, tutto ovviamente organizzato a puntino, e direi che è stato un bellissimo regalo quello che il CSI ha fatto al tuo gruppo come riconoscenza dell'esperienza di tutti questi anni nell'organizzazione, questo campionato italiano CSI. 60 km il percorso che tocca 5 paesi con partenza da Gavardo, 2000 e oltre metri di dislivello, una gara decisamente impegnativa, ma soprattutto che va a valorizzare il territorio di Gavardo e dintorni. Esattamente, sì, sono 60 km, 2000, qualcosa meno, non esageriamo perché già hanno paura, è dura, è lunga, però è una gara vera di mountain bike, è una gara ovviamente sì lunga, ha la sua complessità, è da interpretare perché non è una salita e discesa, ma è tutto un susseguirsi di salite, single track, sterrate. Abbiamo cercato di concatenare il meglio dei sentieri che ci propone il territorio qua in zona. Speriamo di aver fatto noi pensiamo di aver fatto un ottimo lavoro, sentiremo poi i ciclisti che soprattutto, come ho detto Renato, è una novità, una gara che nel territorio qui non c'è, e quindi diciamo un atto importante anche di coraggio da parte tua e da parte del tuo gruppo per proporre un evento di questo livello. Sì, esattamente, qua nel circondario ci sono Gran Fondo sulla quarantina di chilometri, una gara così non esisteva, era un po' che ce l'avevamo in mente nel cassetto e quest'anno abbiamo avuto la forza e il coraggio di proporla. Certo, ovviamente il ringraziamento va a tutti i comuni che hanno collaborato, a tantissime associazioni che sono sul territorio, perché giustamente tu hai parlato di volontari e di aiuto. Senza le associazioni dei vari comuni e una grossa collaborazione che hai avuto con il tuo gruppo, sicuramente sarebbe stato impossibile da organizzare. Esattamente, con le nostre sole forze sicuramente non ce l'avremmo mai fatta, e quindi ringrazio esattamente le amministrazioni, ma soprattutto anche i privati dei terreni in cui passiamo, perché ci sono molti pezzi in cui passiamo in terreni privati, però sono stati molto, molto gentili ed hanno accolto in maniera entusiasta la nostra idea. Speriamo che vada tutto bene, perdonate ma l'agitazione della prima volta. Giustamente, quindi Mancano pochi minuti, quindi a questo punto io non posso fare che il grosso in bocca al lupo a te, a tutto il gruppo, a noi che saremo di questa giornata splendida. Comincerà alle 9 e finiremo verso 3:30-4 con le premiazioni, e c'è stato un pre ieri sera con una festa con i DJ. Questa sera ci sarà ancora? Ci sarà musica dal vivo qua dopo le premiazioni, musica dal vivo, stand gastronomico proprio per festeggiare il successo. Partiamo con l'idea che faremo un successo. Grazie Renato, in bocca al lupo e che sia gara. Grazie al lupo e grazie a voi. E che sia gara vera. Grazie. MTB Channel, questa mattina siamo a Gavardo, Via del Marmo Marathon MTB, la prima edizione. Siamo con il presidente del comitato CSI di Brescia, Emiliano Scalfi. Intanto buongiorno presidente. Allora, una bella giornata questa per questo campionato italiano marathon di mountain bike a Gavardo. Buongiorno a tutti, sì, una bellissima giornata, un'ottima partecipazione per essere appunto la prima edizione. Ci auguriamo ovviamente che vada tutto bene, verranno assegnati anche i titoli nazionali del CSI, una buona presenza e speriamo appunto che tutto fili liscio, come si suol dire. Quindi un grande regalo per quanto riguarda il gruppo Tempo Perso, che negli anni ha consolidato la sua presenza nel panorama mountain bike, e questo campionato italiano marathon è sicuramente un riconoscimento importante. Io penso che il regalo ce lo facciano loro a noi, perché sono degli ottimi organizzatori negli anni, in prima persona Renato che è un amico, ma tutto il suo staff che c'è, bisogna fargli solo i complimenti per l'ottima organizzazione. E il CSI, la presidenza nazionale, ha deciso di assegnare appunto alla Marathon Via del Marmo il campionato, l'assegnazione dei titoli, ma se lo sono più che meritati. Il percorso è molto suggestivo attraverso anche le cave, che sono una risorsa diciamo naturale nel nostro territorio, sono conosciutissime, e appunto senza problemi è stato assegnato il titolo, ma è un regalo appunto che fanno loro a noi per l'ottima organizzazione. E come puoi vedere anche tu, sono all'opera da stamattina all'alba e fino a stasera saranno impegnati, dunque ringraziamo noi loro. Abbiamo voluto fare il punto, 5 comuni coinvolti, tanti volontari, tante amministrazioni e tanti privati che hanno risposto positivamente per dare il loro benestare per l'organizzazione di questo evento. Come è stato detto in conferenza stampa, io ritengo personalmente che il connubio tra sport e amministrazioni sia fondamentale per il proseguo. In questi 2 anni abbiamo avuto 1500 problemi sull'organizzazione, i protocolli e quant'altro, e penso che questa sia l'occasione giusta per far capire che appunto il connubio tra amministrazioni, società sportive ed atleti si riesca a ottenere risultati come questa Marathon Via del Marmo. Un appello ai ciclisti: mi raccomando, massima prudenza, ma massimo rispetto anche per chi organizza, perché se non ci fossero loro le gare il divertimento non ci sarebbe. Ok, quindi mancano pochi minuti alla partenza, un grosso in bocca al lupo e viva il lupo! Viva il lupo! Madonna. Vai, vai, vai tranquillo. Allì, allì. Vai Marta. Vai, vai, vai. Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero, non esiste niente, prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base alla antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever. cazzo con l'acqua? No, perso, presa. Ah. C'era là, dai, bravo, dai. Vai. Tenta per una pista. No, puoi fare la strada e mi dice qualche parte. Cosa dice a casa? Siamo dopo il traguardo della prima edizione della Via del Marmo Marathon con il vincitore Thomas Bormolini, team Space Bike, 3 ore 06 e 45. Allora Thomas, com'è stata la gara di oggi? No, è stata una gran bella gara, non mi aspettavo di poter vincere perché vabbè, io arrivo da Livigno, faccio sci, alleno i ragazzi e mi diletto un po' nella mountain bike, bici da strada, ma per divertirmi. E come gara era bella tecnica, ho combattuto con Francesco per quasi tutta la gara, lui in discesa andava nettamente di più di me, ho pensato che se volevo riuscire dovevo aumentare un po' in cima, ho preso quel vantaggio giusto per fare la discesa senza rischiare di farmi male, che era il mio obiettivo principale, e chiudere in bellezza. Soddisfatto quindi del tuo risultato? Sì, sono soddisfatto e ringrazio la mia squadra Space Bike che mi supporta sempre e complimenti all'organizzazione perché è veramente un ottimo tracciato. E quindi ci vediamo al podio? Grazie. Sicuro. Allora Francesco Messi, mi metto qui di lato, avete fatto un po' la gara di coppia, poi lui ha preso il largo, com'è stata la tua gara, come l'hai vissuta? Sì, allora innanzitutto è stata una bellissima gara, il percorso stupendo, bellissimo, quindi complimenti agli organizzatori. La gara è andata benissimo, abbiamo fatto più di metà gara assieme, dopo lui in salita ne aveva di più, ha giocato bene le sue carte e quindi è riuscito a staccarmi, quindi è stato bravo e gli faccio i complimenti. Molto bene, ci vediamo al podio. Allora Matteo Lonati, terzo posto, un bel podio, soddisfatto oggi della tua gara? Sì, sono soddisfattissimo, per me è una bellissima soddisfazione, generalmente non mi gioco i podi assoluti. Nel finale sono riuscito a avvicinarmi in salita ai primi due, ma tecnicamente io in discesa faccio veramente fatica, pur essendo per me la gara di casa, quindi conosco bene i sentieri, ma quello che guadagnavo in salita poi lo perdevo totalmente in discesa, però sono riuscito a gestire la posizione che avevo e va benissimo così, sono molto contento. Molto bene, grazie, ci vediamo al podio. Allora Marco Alloni, che gara è stata questa prima edizione della Via del Marmo? Beh, allora devo dire complimentissimi agli organizzatori perché è stata una gara fantastica, veramente è stata una cosa... È difficile trovare delle parole per definire una gara così bella, completa, dura in salita, dura tecnica in discesa, ma è bellissima, già questa è vera mountain bike. Ragazzi dell'ASD Tempo Perso, bravissimi perché è stata fantastica. Quindi approvata al 100% e da rifare? Da rifare, ma non si può mancare una gara del genere, assolutamente, da rifare sempre, ogni anno. Molto bene, quindi una prima edizione che sicuramente verrà riconfermata e sarà dei nostri. Sì, spero tanto che l'anno prossimo la rifacciano e comunque meriterebbe palcoscenici ben più importanti perché tante gare di federazione non sono di quel livello qua, non sono. Molto bene, grazie mille, ci vediamo. Grazie, buona giornata. Allora Andrea D'Annunzio, Five Team, sei il primo al traguardo per quanto riguarda i tesserati del CSI, quindi ti porti a casa il titolo italiano. Sì, dai, oggi è andata benissimo, direi. Era un po' un'incognita, non sapevo come sarebbe andata perché arrivo da un periodo un po' balordo, diciamo. Infatti domenica scorsa ho sofferto tantissimo la gara e era molto meno dura, non molto meno dura però, meno chilometri e meno dislivello. Oggi sono partito, ho fatto un ritmo piuttosto tranquillo fin dall'inizio perché temevo il caldo, temevo che mi facesse venire i crampi, insomma poi i chilometri erano tanti, il dislivello altrettanto e poi c'erano salite e discese tecniche, quindi non è stata semplice però ce l'ho fatta, dai. Cosa pensi della gara, del percorso, visto diciamo, la tua esperienza sui vari percorsi di gara? Ma il percorso mi è piaciuto tantissimo, veramente molto bello, tratti in salita duri, tecnici, discese sinceramente non le ho trovate particolarmente difficili, comunque tecniche, bisogna stare molto attenti, soprattutto l'ultima qua era abbastanza sconnessa e insomma non conta la bravura ma a volte conta anche la fortuna. Quindi bene, grazie e ci vediamo al podio e complimenti per la tua vittoria. Grazie. Allora, arrivo, siamo proprio a caldo, proprio dietro alla linea del traguardo, Simona c'è, vorrei dire c'è Simona a questo punto, complimenti, una bella vittoria anche qui alla Via del Marmo, complimenti, che gara è stata la tua? È comunque bella tosta perché il circuito oggi è col caldo e poi era molto, non era velocissimo, quindi era molto da guidare, c'erano le belle salite, è stata veramente tosta. Dalla tua esperienza, diciamo, in giro per il mondo, come vedi questo percorso, questa prima esperienza della Via del Marmo? Io questo percorso lo vedrei da mondiale, perché comunque, ragazzi miei, spero che venga riscoperto questo percorso qua perché veramente merita, quindi sicuramente è un arrivederci. Ok, grazie, grazie Simona, ci vediamo a questo punto al podio e complimenti per la tua gara. Voglio dedicare comunque questa vittoria all'amico Mirko che oggi è in memoria in suo onore, quindi ciao Mirko, grazie. Ho bucato! Questo qua è il numero uno, il vero vincitore di oggi, bravissimo! Siete voi! Top, no, sei tu! Bravo, bravo! Allora Renato, anche questa nuova avventura è finita tutto bene. Si vede dal sorriso che è finita bene. Sole splendido, giornata splendida, ciclisti tutti veramente contenti, hanno fatto tutti i complimenti per il percorso. Era dura, però sono stati veramente soddisfatti di come era presidiato il percorso sugli incroci, di come era segnalato e di tutti i single track, di tutti i sentieri e le strade che siamo riusciti a concatenare per realizzare questa gara. Bellissimo. Ho avuto modo di vedere gran parte del percorso e devo dire che il passaggio in cava è straordinario. Sì, lì quando si arriva lì è il punto magari più impegnativo perché alla battuta del sole, dentro come se fosse in un canyon, però ti sembra di essere addirittura in un altro pianeta e questo magari galvanizza e ti fa tirar fuori lo spirito agonistico che c'è in ognuno di noi. Adesso qualche giorno di riposo, poi sicuramente inizierai a pensare a qualcos'altro. Sicuramente adesso per un po' non voglio andare in Tesio. Prima toglieremo tutto quanto che le frecce che segnalano il percorso, poi per un po' riposeremo e ci goderemo questo successo. Poi sicuramente mi conosco e conosco i miei associati e inventeremo qualcosa di nuovo. Grazie e complimenti ancora. Grazie a voi.